Parliamo dei maltrattamenti all'asilo Il Delfino, andiamo indietro di qualche tempo. L'imputata è la maestra 61enne Pacassoni. Ieri è arrivata una nota da parte dell'associazione Onlus La Via dei Colori, che rappresenta all'interno di questo processo 7 famiglie che si costituiranno parte civile. Noi abbiamo in collegamento telefonico Ilaria Maggi, che è la presidente della Via dei Colori. Le diamo il buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Ilaria. Allora, dobbiamo raccontare un po' la genesi anche di questa associazione e come poi arriva a occuparsi di questo caso. Sì, la nostra associazione nasce a seguito del caso Città Ciocca di Pistoia, dove anche mio figlio è stato coinvolto e nasce ad esattamente un anno dall'arresto dell'asilo Città Ciocca di Pistoia, quindi il 2 dicembre del 2010. Da allora abbiamo cercato di dare agli altri ciò che avremmo voluto noi in quel momento di sconforto e quindi abbiamo inizialmente fornito tutta una serie di professionisti specializzati in materia che negli anni ormai abbiamo accumulato forse quasi 100 processi in tutta Italia. La maggior parte dei processi, insomma, oggi ne abbiamo 3 contemporaneamente, lo abbiamo a Rimini, a Bari e un altro caso a Rovigo e oggi siamo in aula contemporaneamente in 3 parti diverse d'Italia, quindi è una cosa che da una parte ci riempie di orgoglio, dall'altra ci fa capire quanto è importante e urgente questo tipo di ovviamente problematica. Questo è, Questa è insomma. un po' la genesi, quindi il Sì. contatto con queste famiglie. Ilaria, le avete contattate voi le famiglie dell'Asilo Delfino o sono state loro a rivolgersi anche a voi Sono come state associazione loro, per avere una mano, per capire come dovevano comportarsi? infatti no, sono state loro, solitamente insomma veniamo contattati, abbiamo un numero verde che è l'898 4871 al quale purtroppo ogni giorno insomma veniamo contattati da numerose situazioni di possibile pericolo, ovviamente e per fortuna insomma moltissime possono essere in qualche modo calmierate e possiamo discernere il fatto che magari in quel caso il dubbio sia non confutabile, non trasmissibile oltre, insomma, quindi non abbia bisogno di una denuncia o di un passaggio successivo. In altri casi, invece, purtroppo, come è stato per il caso di Rimini, questo Diciamo ha che la dovuto competenza portare avanti. maturata in questi anni, purtroppo a causa, come lo ricordava lei, di un terribile episodio che ha colpito Pistoia qualche anno fa, è chiaro che poi vi ha resi, voi come genitori, ma anche poi i legali che vi seguono, molto competenti in materia. Sappiamo quanto sia importante avvalersi anche della professionalità e soprattutto della storia, perché come diceva, insomma, seguiamo anche L'esperienza. contemporaneamente più casi in tutta Italia. Tra l'altro, infatti, ricordiamo che sono 7 le famiglie che si sono rivolte a voi, Sì. chiaramente non sono la totalità delle famiglie No, no. dell'asilo. Seguite, ricordiamo, da due legali che fanno parte dell'associazione. Sì, l'avvocato Canobbio e l'avvocato peraltro Giannolino, che sono 2 dei penalisti che abbiamo, però ricordiamo che poi ci sono i civilisti, gli amministrativisti, per cui insomma è un nucleo piuttosto corposo, non solo di avvocati, ma abbiamo anche periti, psicologi, insomma pedagogisti, tutta una serie di professionisti, quindi un'equipe multidisciplinare che segue a 360 gradi la famiglia da ogni punto di vista, insomma. Tra l'altro, ieri nella nota che avete diffuso, proprio i due legali, in un virgolettato, anticipano quella che sarà una richiesta che sarà portata avanti proprio nell'udienza di oggi. Sì, infatti appunto viene richiesto l'incidente probatorio in quanto riteniamo ormai l'esperienza, come dicevate voi, seguiamo oltre 500 famiglie forse contemporaneamente, quindi l'esperienza del CIP e CIOP ha fatto scuola, nell'esperienza del CIP e CIOP con la richiesta di un incidente probatorio, con l'esecuzione di un incidente probatorio che è di fatto un cercare di fotografare il danno fatto sui bambini, quindi di dargli un numero, è brutto da dirsi, però di cercare di capire quanto i bambini hanno subito in termini calcolabili, misurabili, permette di capire se il reato è un reato, diciamo, di base, oppure se può essere aggravato. Quindi se la pena che deve essere data dalle maestre deve essere calcolata su un danno lieve, per dirlo in termini semplici, o su un danno aggravato, perché è importante capire quanto i bambini hanno subito, perché si pensa a volte che il maltrattamento psicologico che non lascia lividi,
lividi, e virgoletto non lascia lividi perché in realtà non sono lividi visibili, ma sono dei lividi che esistono, sono trasparenti ma esistono, si pensa che non sia così tanto importante. Uno schiaffo, che cosa vuoi che sia, le ho presi tanti quando ero piccolo. In realtà il maltrattamento perpetrato e comunque continuativo nel tempo lascia dei lividi invisibili che mio figlio a distanza di 7 anni ancora porta addosso e con i quali ancora ogni giorno combattiamo. Quindi le maestre devono, le maestre, gli insegnanti, gli operatori sociosanitari che si sono macchiati di questo terribile reato, che ricordo sono una minima parte in confronto chiaramente alla totalità invece che fa il suo lavoro con estrema dedizione e professionalità, però chi si macchia di questo reato deve punire per quello che effettivamente ha fatto, ovvero un danno quasi incancellabile. C'è poi anche il tema del chiamare in causa il comune, Ilaria, anche questo certo. È un aspetto che si evince appunto dalla nota che avete inviato. Sì, anche perché poi si ripercorrono anche le vicende che hanno toccato Loredana Pacassoni anche precedentemente. Certo, certo, ma anche perché insomma noi riteniamo che le dirigenze scolastiche, così come i comuni e le regioni che appunto approvano e autorizzano le aperture degli asili e le monitorano, perché comunque ricordiamo che c'è l'obbligo del controllo, no? Della vigilanza, quindi tutto quello che è una sorta di ufficio del controllo deve rendersi in grado di riconoscere queste cose, ma soprattutto di prevenirle. Quindi per quello che ci riguarda, laddove il controllo non sia stato sufficiente, ovviamente si porta ad avere una sorta di come dire, responsabilità, e quindi chiaramente li chiamiamo in causa. Chiamati in causa anche il comune, poi si vedrà insomma come andranno avanti le vicende giudiziarie. Insomma, questa è la scelta che voi fate come rappresentanti, come associazione delle famiglie che hanno chiesto il vostro aiuto. Una vicenda triste, lei lo diceva, Ilaria, noi abbiamo, tutto è partito da un caso che ha visto anche noi come famiglia coinvolti. Diceva come dopo tanti anni ancora suo figlio, che oggi ormai è un ragazzino, un adolescente, infatti, poi non lo so, lei forse ci può anche dire, insieme a queste ferite che rimangono indelebili nella vita di una persona, forse anche poi le risorse che grazie ad una rete, ad altri genitori, a degli specialisti, magari i bambini comunque riescono a ritrovare in loro anche per uscire da questi drammi. Come vede? Sì. Io ricordo la prima telefonata che abbiamo fatto, che è arrivata all'associazione nel 2011, dove una mamma mi disse, di Conselice, del caso di Ravenna, mi disse: Ilaria, dopo un anno e mezzo che ti è successo, all'epoca insomma era molto fresca la cosa, come hai fatto a non ucciderti, no? Come hai fatto a sopportare il dolore? E io gli dissi: guarda, non ho idea di come ho fatto, però se sono qui evidentemente ce l'ho fatta, proviamo a farlo insieme, no? Questa è stata la prima telefonata in assoluto, e questo credo che sia veramente una sorta di titolo rispetto a quello che facciamo. I bambini hanno delle risorse resilienti enormi, quindi è chiaro che impareranno a fare tutto con il pesante fardello che portano sulle spalle, però è importante capire che quel pesante fardello può essere gestito, può comunque lasciarti vivere una vita normale se gestito correttamente, se chiaramente curato e quanto altro, però è un pesante fardello. Un perito una volta mi disse: è come se tu avessi perso un braccio, impari a fare tutto con l'altro, però sei una persona senza un braccio, quando cambierai il tempo quel braccio che non c'è ti farà male. Questo perché comunque dei bambini che hanno avuto una ferita, specialmente nei primi anni della loro esistenza, che sono quelli più corposi per l'apprendimento, per la crescita, nell'arco della loro vita, quando ci saranno dei momenti un po' burrascosi, chiaramente quella mancanza di tempo in cui loro hanno vissuto serenamente, non hanno vissuto serenamente, torna un pochino a farsi sentire e a dolere. Poi è chiaro che se affrontati correttamente, guidati lungo il percorso di ripristino, si può fare una vita assolutamente normale, e quindi non restano. Esatto, vorrei che arrivasse questa tua riflessione, Ilaria, anche alle mamme e ai papà che vivono oggi a Rimini questa situazione comunque ancora molto fresca, no? Possiamo dire così. Siamo sempre insieme, e quello, il fatto che io cerco di parlare con ognuno di loro è proprio per dargli il sostegno di: se io ce l'ho fatta, ce la possiamo fare tutti insieme. Quindi io sono qui e cerco di prendere ogni telefonata al numero verde, parlarci almeno un minuto con ognuno di loro e cercare di essere sempre il più disponibile
facile possibile, perché loro devono sapere che chi ci è passato è già oltre e lo possono fare anche loro. Devono essere semplicemente presi per mano, perché a volte si zoppica, è difficile il percorso, non tanto il momento in cui viene a sapere tutto, che è uno tsunami, ma poi la ricostruzione di tutto il mondo dopo, e il ripristino della fiducia nel mondo, soprattutto per noi genitori, più che per i bambini, per assurdo, è veramente un percorso accidentato, e c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di tenersi per mano, e noi siamo qui a tenerli per mano.